È ormai passato più di un anno dalla fine della storia d'amore tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini. La coppia di sportivi aveva fatto sognare i fan, molti dei quali ancora sperano in un ritorno di fiamma fra i due. Un rapporto durato 7 anni e vissuto piuttosto lontano dai riflettori dello show business, diversamente dalla nuova relazione che l'ex della bella campionessa di nuoto sta vivendo da qualche mese con Giorgia Palmas. Magnini e l'ex velina, infatti, dopo un primo periodo di riservatezza, hanno iniziato a mostrarsi in pubblico insieme e a condividere molti dei loro momenti insieme sui social. Ma che effetto fa a Federica vedere il suo ex in compagnia della nuova fidanzata? È la domanda posta da una giornalista della Stampa alla quale ha rilasciato di recente un'intervista. Ci siamo lasciati da più di un anno ormai, mi pare normale, la pacata risposta dell'atleta, che a breve inizierà la sua esperienza come giudice a Italia's Got Talent dopo l'addio di Luciana Littizzetto e Nina Zilli. Poi al commento della cronista sul fatto che questa love story sia molto social ha scoccato una frecciatina al vetriolo. Il che dimostra solo quanto le nostre strade fossero diverse. Quando stavo con lui e la curiosità su di noi ha raggiunto un certo limite, ho imparato che devo tenermi per me più cose possibili e che se vuoi farti i fatti tuoi senza finire in copertina, puoi. Significa che ha una nuova relazione e la tiene privata, la incalza la giornalista. Significa che non mi va di mettere tutto in piazza. Come è ovvio, non sto certo chiusa in casa a guardare il muro, l'elegante risposta di Federica. Insomma, per la Pellegrini non ci sono nuovi amori in vista e ora la nuotatrice è concentrata solo sul lavoro e sulla nuova esperienza televisiva che la vedrà impegnata accanto a Frank Matano, Claudio Bisio e Mara Maionchi. Per vedere come se la caverà in veste di giudice bisognerà attendere la nuova stagione di Italia's Got Talent che andrà in onda il prossimo autunno su Sky 1 e TV8.